Fratelli e sorelle Granata, buongiorno. Parliamo ancora di calcio al mercato e parliamo ancora di Toro. Sono due argomenti che voglio trattare, non parlerò di Torreira, aspettiamo che arrivi, ma ormai speriamo sia questione di ore. Sono due argomenti. Partiamo dal primo, quello della metà giornata. A Torino è sbarcato Murru, farò le visite mediche oggi. È un terzino che Giampaolo aveva negato di volere durante la presentazione. No, Murru no, c'è già Rodriguez. Evidentemente Rodriguez si è fatto male. Ansaldi non dà garanzie, quindi si è dovuto intervenire. È un'operazione intelligente perché è arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha una cifra alta ma non altissima. Vediamo a fine anno cosa si può fare. Adesso a sinistra ci sono Rodriguez, che è infortunato per almeno un mese, e Murru, quindi due ottimi terzini sinistri che danno, sono come vuole Giampaolo, cioè molto, molto bloccati sulla sinistra, che salgono poco, che hanno buone letture difensive. A destra invece c'è Vojvoda e probabilmente la rivolta Ansaldi con Singo. Singo secondo me rimane almeno fino a gennaio insieme a Buongiorno, che aveva valutato il da farsi, perché mi sembra giusto puntare sui giovani del vivaio, quindi Singo e Buongiorno devono rimanere, sono un 99 o un 2000, possono fare esperienza anche rimanendo, mi sono fatto male al polso, anche rimanendo a Torino. Ma il problema invece è quello che voglio affrontare, è un altro. Leggo su tutti i forum, sulle discussioni, che al Toro le compare urgentemente un regista, e va bene, ci siamo, sarà Torreira, e un trequartista. Ah, io il trequartista sinceramente non capisco perché il Toro debba comprare un trequartista, quando in rosa hai Simone Verdi, pagato 25 milioni di euro l'anno scorso da Napoli, uno dei giocatori più forti degli ultimi 2 anni in Italia, ha fatto la differenza a Bologna, ha avuto un anno, sono 2 anni che adesso giochicchia male fra Napoli e Torino, ma ovviamente non solo per colpa sua, giocare bene con Mazzari è stata un'impresa per chiunque, e il Napoli di Ancelotti ha avuto qualche problema, al Napoli di Ancelotti ha avuto qualche problema fisico, che lui ha sempre, perché qualche partita la salta sempre, però è un trequartista di altissimo livello. Ad Empoli con Sarri, non uno qualsiasi, con Sarri, giocò trequartista sia in Serie B che in Serie A, alternandosi con Saponara, il secondo anno, e giocò sempre benissimo. A centro di punta c'erano Tavano e Maccarone, quindi due punti molto, molto centrali, molto potenti fisicamente, che ricordano un po' Belotti e Zaza. E a centrocampo c'era un certo Croce, Croce che adesso è nello staff tecnico di Giampaolo, quindi sa benissimo come gioca Verdi trequartista. Se andate a vedere le immagini di quell'Empoli di Sarri, vedete delle azioni di Verdi straordinarie, messo nel ruolo di trequartista. A Torino ha giocato comunque quasi sempre trequartista, anche con Mazzarri, nonostante potesse svariare molto sulla fascia. E potete vedere alcune situazioni, tipo il lancio a Zaza in Bologna-Torino è un lancio da trequartista. Andate a vedere il gol di Ansaldi a Verona, dove giocando da trequartista puro, quindi al limite del rigore, ha un filtrante per Ansaldi che si trova solo davanti alla porta. Oppure anche il gol di Zaza, sempre in casa, mi sembra con la Fiorentina, quando parte da trequartista, salta un uomo, triangolo con Berenguer un po' fortunoso e serve Ansaldi che poi andrà a crossare per Zaza. Quindi è un uomo che può fare benissimo, ha le caratteristiche per farlo, i piedi per farlo, i mezzi per farlo, è ambidestro, può andare sia a sinistra che a destra. Quindi è il trequartista ideale per il gioco di Giampaolo. Questa richiesta che hanno tutti del trequartista, sinceramente non la capisco. Potrà servire, sicuramente servirà un trequartista di riserva nel caso di partenza di Berenguer, auspicata partenza di Berenguer, perché io in quello lo trovo insopportabile, perché è sempre per terra, non ha la potenza fisica per stare in piedi. Nonostante tecnicamente possa anche fare quel ruolo, non ha il fisico per farlo, perché ogni volta che arriva la palla è un contrasto, va giù per terra e si lamenta. E deve arrivare un giocatore che possa sostituire Verdi la correnza, ma non deve essere una sua riserva tipo Ramirez. Ramirez sarebbe sprecato in quel ruolo, andrebbe poi a giocarsi le sue carte con Verdi e creerebbe un dualismo eccessivo. Serve un giocatore che possa fare un altro ruolo e il trequartista. Quindi magari la mezzala o la punta, quindi una punta che possa scalare a fare il trequartista, potrebbe essere Caprari, potrebbe essere João Pedro, oppure una mezzala che può fare sia il trequartista che la mezzala. Può essere Pereira, sarebbe perfetto Pereira, perché sia tecnicamente sia come velocità di esecuzione può fare entrambi i ruoli, costa poco, è in uscita dal Watford, quindi potrebbe essere un acquisto interessante. Potrebbe farlo Barak, potrebbe farlo Praet. Sono i giocatori che hanno queste caratteristiche, quindi possono fare la mezzala e all'occorrenza il trequartista. Quindi in caso di assenza di Verdi, che ripeto, parte sempre, perde sempre qualche partita, 7-10 le perde sempre ogni anno perché è un po' delicato dal punto di vista fisico, infatti già ha avuto il primo infortunio, speriamo abbia già dato quest'anno. In caso di assenza di Verdi possa fare il trequartista, magari con l'inserimento di Baselli o Mete nel ruolo di centrocampista di mezzala.
Io direi che manca solo il regista, perché la squadra è fatta, perché come il tridente Verdi, Zaza, Belotti è di altissimo livello. Qualcuno dirà che l'anno scorso hanno fatto schifo, sono assolutamente d'accordo con voi, l'anno scorso hanno fatto quasi tutti schifo, Belotti un po' meno, però comunque non a suoi livelli secondo me. Ma perché? Perché una squadra senza gioco non può esaltare i suoi attaccanti. Non sono attaccanti alla Messi che prendono palla, scantano due uomini e fanno gol. Sono attaccanti che bisogna essere serviti, attaccanti che hanno bisogno di un gioco. E se questo gioco non c'è, e con Mazzarri non c'è mai stato, difficilmente possono fare male alle difese avversarie. Lo stesso Belotti, quando arriva il pallone in area, fa gol. Zaza, quando arriva il pallone in area, fa gol. Questo pallone in area però deve arrivare, e se non arriva è difficile. L'anno scorso i centrocampisti del Toro hanno fatto due gol, mi sembra, Rincon 1 e l'altro Lukic, all'ultima contro il Genoa. Rincon in casa col Sassuolo, no, Rincon in casa con la Spal su calcio d'angolo, quindi neanche su azione. E questo fa ricapire le qualità del gioco del Toro l'anno scorso, praticamente nulle. Zaza è un attaccante che se te li metti un pallone in area fa gol. Andate a vedere le azioni sbagliate da Zaza e i gol fatti da lui l'anno scorso. Sono tutti gol fatti, due tre di testa, due con tiri da dentro la rigore. Appena arriva il pallone, Zaza fa gol, idem Belotti, però questo pallone deve arrivare. E se non, il pallone non arriva, difficilmente gli attaccanti possono fare gol. Con Mihajlovic, che è un gioco molto offensivo, troppo offensivo forse, il primo anno di Mihajlovic, Belotti fece 26 gol, ne fece 10 Ljajić, ne fece 12 Falke. Sono numeri che possono benissimo ripetere Zaza, Belotti, Verdi. Sono giocatori di queste caratteristiche, anzi forse più forti e più adatti al gioco di Giampaolo. Quindi io dico sempre che Belotti, Zaza e Verdi possono fare 40 gol insieme. Ne hanno fatti 26 quest'anno, mi sembra, 16, no, ne hanno fatti sì, 25 quest'anno, quindi non è che poi siamo così distanti. 40 gol possono fare benissimo se il Toro lì, Giampaolo, riesce a far fare 40 gol a Verdi, Zaza e Belotti, possiamo tranquillamente lottare per le zone nobili del campionato. Aspettiamo Torreira, il trequartista c'è già, aspettiamo eventualmente poi le cessioni e poi vediamo se si può fare ancora qualcosa nel finale di mercato con qualche occasione. Per il momento vi saluto, sempre forza Toro!